Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Questa volta facciamo un video tutorial su Illustrator, quindi sul mio canale voglio portare una nuova serie su Illustrator. Quindi vedremo insieme come imparare questo programma che apparentemente sembra molto complesso e secondo me lo è perché è un programma in grado di fare diverse cose, quindi come tutti i programmi che possono fare tante cose risultano un pochino difficili. Ma io sono qui proprio per far sembrare che questo programma risulti facile, quindi farò dei video tutorial molto semplici, facili, intuitivi proprio per tutti. Ora voglio spiegarvi brevemente come funziona l'interfaccia di questo programma. Voglio fare in modo che voi quando aprite questo programma non restate lì a bocca aperta che dite oddio adesso da dove incomincio, perché questa è stata la mia prima impressione di quando ho aperto questo programma, quindi mi ha messo un pochino d'ansia, ho detto oddio questo cos'è, questo cosa significa. Quindi adesso secondo me è meglio un attimo parlare brevemente, cioè arrivando al sodo un po' della situazione. Quindi vediamo che qui sulla sinistra c'è il pannello degli strumenti, quindi qui sulla sinistra ci sono tutti gli strumenti che ci occorrono per creare un progetto, mentre qui invece sulla destra ci sono diverse funzioni che ci servono proprio appunto per apportare modifiche al, che ne so, al nostro disegno, a qualsiasi cosa che noi andremo a creare. Vedremo che comunque gli strumenti che utilizzeremo maggiormente saranno questa freccia nera, questa freccia bianca e lo strumento penna. Questi comunque sono quei tre strumenti che ci occorreranno per realizzare il nostro fashion plot, con l'aiuto poi di altri strumenti e con l'aiuto anche del pannello dove ci sono le varie funzionalità. Per quanto riguarda la sezione colore invece, come possiamo notare qui, a differenza di Photoshop, abbiamo un colore per il riempimento e un colore per il tracciato. Come potete notare c'è un quadrato che come vedete è pieno di colore e un altro quadrato che come vedete è un tracciato, quindi è soltanto il bordo di un quadrato, appunto perché questo è il colore del nostro tracciato, quindi del contorno della nostra forma, del nostro disegno che andiamo a fare, e questo sarà il colore di riempimento. Per cambiare colore basta fare doppio clic sul colore e si presenterà il pannello dove noi possiamo andare a scegliere diversi colori, quindi funziona esattamente come Photoshop. E la stessa cosa, doppio clic sul colore del tracciato e andiamo a cambiare il colore come vogliamo. Bene ragazzi, per quanto riguarda il primo video questo è quanto, non voglio darvi troppe informazioni per non mandarvi in confusione, quindi questa è la prima parte dove abbiamo appreso l'interfaccia di questo programma meraviglioso. Farò altri video dove andrò a spiegare più nel dettaglio alcuni strumenti, nello specifico gli strumenti che ci occorreranno maggiormente. Vi raccomando, non perdetevi tutti gli altri video di questa nuova serie su Illustrator, seguitemi su social, iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciate un bel like per sostenere me e il mio canale. E ragazzi, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!